Con una varietà di servizi ideali per viaggiatori come te, questo alloggio offre i migliori comfort e un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Hotel Smeraldo è un hotel con camere dotate di aria condizionata. Durante il soggiorno gli ospiti avranno a disposizione la connessione wifi gratuita. Gli ospiti possono anche approfittare della piscina e della colazione inclusa, che hanno reso questa struttura una tra le più richieste dai viaggiatori che visitano Cala Gonone. Per gli ospiti, in auto, il parcheggio è gratuito. L'Hotel Smeraldo non vede l'ora di darti il benvenuto a Cala Gonone. Il comfort e la soddisfazione dei viaggiatori sono garantiti. Scegli una delle 53 camere della struttura, tutte provviste di aria condizionata e frigorifero. Ti sentirai subito a casa. Il bagno in camera dispone di doccia, bidet e asciugacapelli. I comfort includono telefono, mentre culle o letti per bambini con supplemento e letti aggiuntivi sono disponibili su richiesta. Potrai usufruire di reception aperta 24 ore su 24, personale poliglotta e una biblioteca. Potrai usufruire di una navetta da e per l'aeroporto su richiesta e a pagamento. Inoltre, in loco troverai il parcheggio gratuito. Scopri i molti servizi ricreativi a disposizione, tra cui una piscina scoperta e un giardino da dove ammirare il paesaggio.
Questo hotel propone inoltre wifi gratuito, supporto per la prenotazione di escursioni e un'area barbecue. Sono presenti una piscina scoperta e una piscina per bambini. L'hotel Smeraldo ospita un ristorante. Rilassati con il tuo drink preferito presso un bar lounge e un bar a bordo piscina. Recensioni. Per fortuna che avevamo fissato con un tour operator serio. L'hotel era su tutti i cataloghi del 2015. Ci ha accettato la prenotazione. Poi, inspiegabilmente, non ha aperto. Ma ci è andata bene e ci hanno dirottati su una struttura vicina di livello superiore. Ma se avessimo mandato la caparra da soli, non so come sarebbe andata a finire. Da perla della ricettività turistica della Baia di Calagonone, con piscine e vista sul mare, Attopaia, devastata, è ricettacolo di animali vaganti e di ladri. La lenta agonia dell'Hotel Smeraldo, di proprietà del comune, un gioiello della comunità che non brilla più e di quel nome non ha più nulla. Si è spento e sta continuando a spegnersi lentamente senza che nessuno sia mai riuscito a fermare l'incredibile devastazione. Una storia che dura da qualche anno. E dal comune si interviene periodicamente solo per aggiornare l'elenco delle ruberie e dei danni che ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Soldi della comunità che vanno in fumo. I ladri e i vandali continuano a frequentare liberamente la struttura, proseguendo indisturbati la loro attività distruttiva. Sembra incredibile, ma nessuno vigila su quell'hotel e chiunque può entrare e portare via le cose senza problemi. Oltre ai danneggiamenti, sono tantissimi gli oggetti, arredi compresi, che nel tempo sono spariti nel nulla, così come l'intera cucina del ristorante e il grande gruppo elettrogeno. Furti e danneggiamenti soprattutto all'interno dei locali, che certo non possono essere attribuiti a semplici gruppi di ragazzini annoiati. Quello dell'Hotel Smeraldo è un saccheggio in piena regola, iniziato non appena si era conclusa l'ultima gestione. Una storia travagliata, quella della struttura, che si trova lungo la strada che porta alla spiaggia di Fuili. L'hotel era nato grazie alla comunità montana del Nuorese con lo scopo di ospitare gli anziani dei paesi ricadenti all'interno dell'ente. Aveva funzionato per qualche anno. Poi, con la chiusura della comunità montana, era cominciata una lunga contesa per l'appropriazione della struttura ricettiva che, secondo le normative, sarebbe dovuta passare alla provincia o al comune. Ente questo che si aggiudicò la proprietà. Da questo punto era cominciata una nuova stagione, con l'affidamento ad una società del Cagliaritano. Niente più anziani, si pensava al turismo di massa. Quindi i primi problemi tra il comune di Dorgali e la società. Conclusi con il ritorno dello Smeraldo in mano al comune, che lo aveva poi affidato per qualche anno a una società di giovani locali. Sembrava questa la formula ideale per far rinascere una struttura di alto livello, ma anche allora le cose non hanno funzionato. I cancelli poco dopo sono stati chiusi e l'hotel completamente abbandonato. Situazione ideale per i ladri, che da allora hanno iniziato con le ruberie e le devastazioni. Oggi dello Smeraldo rimane la struttura che ha retto a questi anni di abbandono. Qualcuno però dovrà intervenire per evitare che un gioiello come questo vada perduto.
We'll be right back.